Wella, wella raga! Come state? Buon venerdì! Happy Friday everybody! Buon venerdì a tutti! Oggi siamo qui in diretta come mi piace fare. Io adoro fare le live, le dirette, i video in diretta. E come mai? Semplicemente perché mi diverto mi diverto mi diverto simply because I have fun I enjoy them mi piacciono molto in questo video parliamo del routine del weekend o meglio dire solo in italiano eh, la fine settimana la fine settimana è femminile no o il fine settimana aspetta adesso ho un dubbio e come sempre vado a cercare come si dice aspetta il fine settimana. It's a trick. Perché io penso che l'ultima lettera di settimana è A. Quindi penso ad una cosa femminile in italiano. Invece no, il fine settimana. Quindi come si fa la domanda? Sia in italiano che in inglese. Chi vuole indovinare nella chat, come sempre, se, o oh, se questa è la prima volta che seguite una delle mie dirette, io devo guardare qua. Su questa parte dello schermo per vedere la chat, quindi lasciate i vostri commenti lì nella chat se volete eh, parlare con me così in diretta o per quelli che stanno guardando la registrazione potete lasciare i vostri pensieri sotto eh, nei commenti. Va bene? Uh, quindi sì, però per voi dovete scrivere qua se volete partecipare uh, nella, nella chat, però non è necessario, come sapete ragazzi potete sempre mandarmi un messaggio su Instagram, io cerco di controllare i miei messaggi ogni tanto, non posso sempre rispondere, ma cerco almeno di leggere quello che, che arriva, anche se a volte è un po' impossibile perché non è un sistema perfetto. Comunque, uh, volevo parlare del routine del weekend, del fine settimana. E come mai? Perché l'altra volta quando abbiamo fatto una diretta, forse questa settimana però non mi ricordo più, abbiamo parlato di una routine, di un routine che è maschile. Una persona mi ha detto gentilmente, quindi grazie a te, eh, il routine del, della mattina. Forse l'ho fatto sabato, non mi ricordo, ma il punto è abbiamo parlato della mattina, quindi adesso perché non parliamo del weekend. Così possiamo vedere alcune uh, parole insieme, alcuni vocaboli insieme uh, che possiamo usare sia in italiano che in inglese sul weekend. Weekend, va bene? So, yeah, guys, we're gonna talk about some words and expressions that we can use when talking about the weekend in English and Italian. Quindi, questo video non sarà solamente in italiano, se non vi dispiace, perché voglio anche aiutare i nostri amici italiani che stanno studiando l'inglese, o tutti quelli, anzi, che parlano italiano che vogliono esercitarsi o imparare meglio uh, l'inglese. Quindi, dai, come no! Routine in realtà è femminile, come in francese. Ottimo, buono, uh, buono a sapersi. Good to know, buono a sapersi. Quindi la routine. La routine, dai, aggiustiamo un po' eh, la camicia. Eh, perché siamo qui, no? C'è un, una webcam che, che mi sta registrando. Vuole sembrare bello, tutto pulito, eh. <ride> E perché lo dico? Perché voglio sempre includere nuove parole. So, I was just adjusting or fixing my shirt. I was just fixing my shirt because I want it to look nice and crisp. Crisp. Che significa crisp? Allora in questo contesto possiamo usare crisp perché una camicia può avere wrinkles. Se vedi su una camicia cose così, we would call them wrinkles or your shirt is wrinkly. But when you iron a shirt, quando si usa, come si chiama, una stira, quando si stira, è il verbo, o lo stiro, forse in maschile, in iron, che si, che cosa, cosa succede? We smooth it out. Mm, un ottimo phrasal verb. To smooth something out. Che significa? Allora, qualcosa è tutto così, no? All wrinkled. It's all bunched up. Bunched up è fare così. We want to smooth it out, right? So we're gonna smooth it out and that's what happens. We're gonna pull on the shirt to smooth it out. Mm? Look at all of these wonderful English expressions you're now learning. Guardate tutte queste cose uh, che possiamo imparare d'inglese. Quindi uh, a posto, non a posto, ma a posto. Un ferro da stiro. Grazie, Francesco. Grazie. Sono anche qui con una bella tazza di tè. I'm here with a nice mug, a nice cup of tea. I want to say a nice cup of tea. Particolarmente questa cosa si chiama una tazza, a tazza che vuol dire a mug, a mug. È una parola un po' buffa, carina così, no? In inglese. Ciao, Rosalind. Come stai? And hello to you, Jolene. Uh, Jolene. Spero di aver pronunciato bene il tuo nome. I hope I pronounced your first name correctly. Or Well, we can say in English. So, spero di aver pronunciato bene il tuo nome. I hope I pronounced your name correctly. Correctly. Per me, questa parola va meglio um, in inglese, per quello che voglio dire. Perché a volte non usiamo sempre la, la stessa parola. E poi allo stesso tempo, dipende dallo stile. It depends on one style, il proprio stile, no? Come ti piace parlare? How do you like to how do you like to to speak? Come ti piace parlare? So yeah, if anyone wants to get their hands on a mug like this, se volete anche voi una tazza così, this is the special edition one because the Wela logo has the Italian flag colors. Sono disponibili dappertutto, eh? Queen the in-house commercial. That's right, my friend. If I don't promote my own stuff, who's gonna do it for me? <laughs> I have to be my biggest cheerleader. È una cosa che si dice in inglese. A cheerleader è una persona. Avete presente nei film delle scuole americane quando c'è ad esempio una partita di football americano e ci sono le ragazze che hanno quelle cose pom-poms, is what they're called in English. Quelle cose non so di che cosa sono fatte, forse di, di plastica, no? E loro fanno saluti, they do cheers. Nemmeno non so, non so nemmeno come si dice in, 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 in inglese, no? O in italiano? Non lo so. Dicono cose per dare un po' di entusiasmo ai giocatori e anche ai spettatori, ok? So to the players, i giocatori, anche ai spettatori, to the spectators, è il termine molto formale che non si usa tutti i giorni. Invece, come si dice, we would say the fans, or the, not the audience, we wouldn't really say, would we say spectators? Maybe, maybe, maybe. Slogans. Yeah, agli spettatori. Grazie. Ciao, Stacy. Come stai? Fantastic. Were you a high school cheerleader? No, I was not. <laughs> and it did not cross my mind to join the cheerleaders. But uh, no, I, I was too busy being president of my class. I was involved in student council, we say. Student council. Quindi io ero presidente sempre... della mia classe, quindi il mio, eh, quello che volevo fare io eh, durante il liceo era proprio questo, ero un piccolo politico. Comunque, parliamo del weekend, finalmente. Visitors, yeah, we could say visitors. Maybe we say spectators, the people watching, the audience. I think we just say the audience. Non lo so, non mi piace, non so perché non mi viene in mente. Però, andiamo adesso a parlare un po' del tema di questo video, dell'argomento di questo video. Cosa facciamo il weekend? Fatemi sapere nella chat come vi ho detto voi dovete scrivere qua. Io devo scrivere qua. Io devo leggere qua, meglio dire. E voi uh, che guardate la registrazione, mettete uh, i vostri commenti nei commenti. Uh, cosa fate il weekend? E quindi partiamo da qui. So, what do you guys do for, uh, during the weekends? Let me know. You guys watching live will chat here. I'm going to read them over here. And then, those of you watching later on, put it in the comments section. Let's talk about what we do during our weekends so we can learn new vocab. Eri, il Presidente, of course you were. <laughs> Grande, Stacey. Grande. Yeah, it was, it was a lot of fun. I really I really enjoyed it. I really enjoyed it. Spectators would be at an event. Yeah, I think you're right, Rosalind. That's a very good point. We would say spectators. Andare a fare un giro. Mm. Fantastico. Io, questo weekend, vi spiego. Uh, domani farò una lezione di gruppo sui pronomi oggetti in italiano. So, tomorrow I'm going to be teaching a group lesson. E perché in questo contesto ho detto I'm going to be teaching e non I will be teaching? Allora, in sostanza è la stessa cosa. Sono sinonimi. Quando vogliamo parlare del futuro in inglese possiamo dire I'm going to, I will. Sempre quando diciamo will è molto più formale non abbiamo quello stesso effetto che è una cosa che succederà nel futuro uh, vicino se si dice così nel vicino futuro futuro vicino futuro immediato come si dice so che in francese si dice uh, le future proche we say proche which means uh, vicino quindi le future proche um, yeah come si dice in italiano il futuro in quel caso sono pronomi personali. No, in questo contesto sono i pronomi oggetti di pronomi di complemento oggetto diretto e indiretto o diretti e indiretti. Questo è il termine uh, ufficiale, credo, in italiano. Però pro pronomi oggetti, diciamo in, uh, in inglese, object pronouns. Quindi è una traduzione dall'inglese, mi pare. Però perché ho detto I'm going to? Perché è una cosa che sto per fare. Nel, nel futuro in the near future we say in english something i'm going to do in the near future even notice how i just said that something i'm going to do in the near future perché mi viene naturale parlare così quando sto per fare qualcosa il futuro prossimo grazie mille il futuro prossimo quando farò qualcosa nel futuro prossimo più che altro dirò i'm going to hey i'm gonna call you in a couple of minutes ti chiamerò fra pochi minuti, I'm gonna call you, molto informalmente quando parlo così. Pronomi oggetti non si può sentire. <ride> Grazie. Quindi pronomi di complemento oggetto, non mi ricordo come si chiamano. Comunque, um, I'm going to do it, I'm gonna do it, gonna do it significa going to, è solo la pronuncia quando parliamo velocemente, tutto qui. Quando parlo velocemente, a volte dico I'm gonna. I wanna see you tomorrow. I want to see you tomorrow. Ti voglio vedere domani. Mm? Quindi, I'm gonna call you in a couple of minutes. I'm gonna call you in a couple of minutes. Ti chiamerò fra pochi minuti. Mm? Ti chiamerò. Non c'è un nome. Futuro prossimo è la prima e unica cosa che mi viene in mente. Eh sì, non, non c'è un'espressione un, uh, un in italiano, no? Vero, vero. So. I'm going to be teaching a lesson. Però, se dico, o se dicessi, meglio dire, se dicessi invece, Tomorrow I will teach a group lesson. Sembra così formale, un po' severo, un po' freddo. C'è distanza fra io e te, se parlo così. Tomorrow I will teach a group lesson. È una dichiarazione proprio. It's like a declaration. È una dichiarazione. You know, just farò questa cosa. È un po' troppo formale. Direi un po' troppo formale. Però, se si dice si capisce, assolutamente. Ma, se vuoi parlare di una cosa che farai domani nel futuro prossimo, in the near future, uh, dans le futur proche, <laughs> come on peut dire en français, as we could say in French, you would say I'm going to. Questo weekend io e il mio amico andremo al lago per un po' di rilassamento. Faremo il bagno, giochiamo il tennis e dormeremo tardi. Grande, grande, sì. Forse possiamo dire, questo weekend io e il mio amico andremo uh, al lago, sì, per fare per un po' di relax, possiamo anche dire in italiano se vuoi. Mm? Um, Sì, faremo il bagno. Perfetto. Sì, sembra tutto perfetto. Bravissima, Stacy. Bravissima, bravissima. Do you have a Patreon or something like that, Mr. Tom? Christian, I don't. I don't. A lot of people do uh, do Patreon, uh, but I don't. And uh, if you would like ways of supporting my channel, you can feel free to uh, participate in my group lessons. I've got documents for sale on my website for learning Italian. Uh, I have mugs sweatshirts t-shirts i got merch you can make a donation on my website but no at this time i don't have patreon maybe one day maybe one day you can even leave a super chat there are many ways to support to support a channel but just you watching the video is of course support so i do appreciate that fantastico so in questo caso tra me e te in italiano tra me e te ah sono due pe pronomi personali oggetto Ah, ok. Sì, 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 esatto. Me e te. Mm -hmm. Esatto. Va bene. Perfetto. So, yeah. So I'm going to teach a lesson tomorrow. E poi cosa farò? Poi farò una lezione individuale. Then I'm going to have a one-on-one -on -one lesson, possiamo dire. Farò una lezione individuale. È così che farò la traduzione io. Forse ci sono altri modi, altri modi migliori per fare la traduzione. Però è così che mi viene in mente. So I'm also going to teach a one-on-one -on -one lesson. One-on-one, -on -one, che significa? One-on-one -on -one è quando si fa una cosa individuale, quindi sono io l'insegnante, sei tu lo studente, facciamo una lezione, solo io e te. Solo io e te. È, è, è esattamente la stessa cosa se sono io lo studente e sei tu l'insegnante. Sì, one-on-one. -on -one. no, non, non cambia perché una persona... Uh, è lo studente o l'insegnante, non, non c'è una differenza? Nemmeno vi è venuta in mente questa idea, forse, vero? Sì. vis à vis oh, is that what you say? Vis-a-vis -vis for one on one? Non lo so, non penso, non lo so. vis à vis non lo so se funziona così. One on one is like just io e te. Solo noi due. Solo noi due. Come si dice? Just the two of us. Just the two of us. Solo io e te. C'è una canzone che dice, Just the two of us. I like that song. I, I think I was just listening to it yesterday. Penso che, ah, come possiamo dire questo in italiano? Questo è come studio. Traduco ogni cosa che dico praticamente e vedo se riesco, se ci riesco. I was just listening to that song yesterday. Hmm? Qualcuno vuole scrivere nei commenti o nella chat, come si può dire? I was just listening to that song yesterday. Io adesso penserò alla traduzione. Stavo ascoltando, stavo giusto ascoltando quella canzone ieri. Stavo ascoltando giusto ieri quella canzone. Mi piace un po' di meno questa traduzione. Ieri ho ascoltato quella canzone. Solo ieri ascoltavo quella canzone. Solo ieri ho ascoltato quella canzone. Mm. Mm. È un po' difficile fare la traduzione così. Io direi, ieri ho, ho sentito quella canzone. Sì, ieri. Ieri l'ho ascoltata. Il passato, il passato prossimo mi va qua. Sì. Stava ascoltando ti darà l'effetto I was listening to it. I was listening. Stavo ascoltando. Si può anche dire ascoltavo. Però quando lo dico per me ho l'impressione che invece si deve specificare un po' di più si deve dire um, ascoltavo quella canzone mentre facevo le pulizie I was listening to that song while I was cleaning quando stavo facendo le pulizie while I was cleaning so ho appena ascoltato quella canzone sounds great to me ho appena ascoltato quella canzone I just heard that song is what that feels like I just heard that song So yeah. Ciao Matti, come stai? Quindi sì. Just yesterday I was listening to that song and e mi piace molto. La musica così mi piace molto. È molto bella, molto bella. Quindi yeah, just you and me. It's just you and me. Solo io e te. Ma quando si dice you and I? Quando c'è un verbo. Just you and I are going to Italy. Solo io e te andiamo in Italia. Just you and I are going to Italy. Solo io e te andiamo in Italia. Sì. Io e te è una forma incorretta. Ah, vero. Meglio tu e io, o te e me. Veramente. Io sento sempre io e te. Hmm. Pulizie. Ah, si dice così, pulizie. Ma veramente io e te non si dice. Io e te. Forse non, non va bene perché, sì, grammaticalmente, se parliamo dei verbi, si deve dire tu e io andiamo in Italia. Però non lo sento mai una persona che parla così. Tu e io andiamo in Italia. Solo io, solo te e me. Non lo so, mi suona strano, però guarda, ti capisco. Vediamo, vediamo. Fateci sapere nei commenti. Ehm, lo dicono solo Vasco Rossi <ride> e Giovannotti. <laughs> fantastico, fantastico. Quindi, cos'altro facciamo il weekend? Hm? Forse andiamo a fare una passeggiata. We go for a walk. Uh, vediamo i nostri amici. We see our friends. In inglese possiamo anche dire we, ha we hang out with our friends. We hang out with our friends. To hang out vuol dire fare delle cose insieme con qualcuno, con un amico. Uh, con un fidanzato, una fidanzata, con un marito, una moglie, i figli, i cugini, non importa con chi, i colleghi, non importa, un conoscente, un acquaintance, un acquaintance, un conoscente, mi pare. So, yeah. Io e te è da considerarsi una licenza poetica, ok? Buono a sapersi, good to know, buono a sapersi, grazie, grazie. Ormai lo dicono tutti gli italiani, eh? Immagino. Succede pure in inglese così. Succede pure in inglese che c'è una cosa che in realtà è scorretta, ma viene accettata. Diciamo, tra virgolette. Tra virgolette, che significa? Tra virgolette. It's like saying quote unquote. Quote unquote, we would say in English. Tra virgolette, quote unquote. Mm, fantastico. E poi, uh, forse, quindi, to hang out. Do you want to hang out this weekend? Ti posso chiedere. Vuoi fare qualcosa insieme questo weekend? Ci vediamo questo weekend? Cosa facciamo questo weekend? Hm? Poi che altro? Maybe you go to the gym. Forse vai in palestra. You go to the gym. Vai in palestra. You go to the gym. Um, con gli accenti che ho scritto non si scrivono sì 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 questo ho capito Francesco grazie pulizie così no? o pulizie pulizie le pulizie credo si pronunci così hang out non può essere inteso come uscire sì dai usciamo stasera cosa facciamo venerdì sera? dai usciamo perché non usciamo? sì sì hang out è anche come dire usciamo mm -hmm. and then uh, so you hang out with someone Maybe you will go out to dinner. Forse si esce a cena, si va fuori a cena, si va fuori a cena. You go out to eat. Mm? Si va fuori. Così lo dico. Se sbaglio, fatemi sapere. Si va fuori. Oddio Tom. Pronunci bene polizia. La polizia. La polizia. Non so. Pronunci bene polizia. Non so, mi confondo adesso. Quando si ripete una cosa. Mm. Sì. Fantastico. What are some other things we do on the weekend? Quali sono le altre cose che facciamo il weekend o il fine settimana? Mm? Magari andiamo a fare lo shopping. We go shopping. Andiamo a fare lo shopping. Magari andiamo al mare. We go to the beach. In America, in inglese americano, we go to the beach. Forse you go to the sea. Se state parlando con gli inglesi, allora si deve capire che in Europa c'è the sea, in America abbiamo l'oceano, <ride> quindi we say I'm going to the water, è molto comune, I'm going to be by the seaside, no, non lo so. Ovviamente si può dire, ma andiamo al mare, in inglese sarebbe let's go to the beach. Andiamo al mare, let's go to the beach. Mm? Forse quando fa bel tempo si va a abbronzare. You go to tan, maybe. Quando fa bel tempo, maybe you like doing that. Uh, forse farai i compiti, you will do your homework. Farai i compiti, you will do your homework. Mm? Forse si guarderà un video, maybe you'll watch a video. Guarderai un video, guarderai un film. You'll watch a film. Andrai al cinema. You'll go to the movie theater, we say in America. You'll go to the movie theater or the cinema. You could say the cinema, but we don't say that really. Quindi sì. Così facciamo il weekend. O forse facciamo niente. Maybe we do nothing. Facciamo niente il weekend. Abbiamo lavorato, abbiamo studiato, abbiamo fatto tante cose durante la settimana lavorativa. During the work week. La settimana lavorativa. The work week. Have you ever heard that before? La settimana lavorativa. The work week. And so we did a lot during the work week. So now we just want to relax. Forse vogliamo semplicemente riposare vogliamo riposare riposarsi riposarci mi, mi dimentico se è riflessivo o no io e tu tu e io è voce del verbo essere io e tu tu e io ok fantastico quindi sì questo è queste sono alcune cose che possiamo fare il weekend these are a few things we can do during the weekend mm? durante il weekend During the weekend. Durante, during, during. È una pronuncia un po' interessante, no? During. During, durante. Si vede che ci sono i radici simili, no? Mm? Mm? Fantastico, fantastico. E quindi sì. Avete delle domande su qualcosa di italiano, di inglese, l'apprendimento delle lingue? Fatemi sapere. If you have any questions, let me know. And then probably pretty soon I will wrap up this video. Che significa? Indovinate. Pretty soon I'm going to wrap up the wrap up the video to wrap it up. Come on guys, wrap it up. Diciamo, quando c'è un gruppo. Come on guys, let's wrap it up. Let's wrap it up. Che significa? È una cosa molto informale. Wrap it up letteralmente significa tipo incartare qualcosa, tipo quando ci sono i regali, you're going to wrap the presents, credo che si dica incartare. E quando si vuole creare un pacco, no? Si vuole finire. Radici. Quelle sono le radici, grazie. Cosa ho detto? Hai pronunciato radici? E sono radici. Ah, radici! Grazie, grazie. Ra radici. Le radici. Sì, le radici. Scusa, a volte dico delle cose, non so. Chissà perché le pronuncio. Come si dice in dialetto, malamente. In dialetto napoletano si può dire malamente. Malamente non esiste in italiano, da quanto ho capito. Malamente è come dire una cosa male, no? O cattiva. Radici pulizia. Is that how you say it? Radici. Malamente esiste? Esiste! Wow! Esiste! Radici. Okay, here's what I'm going to do I'm going to put it on my phone. So let's hear how we pronounce it, okay? So let's hear pulizia. Let's see. Pulizia. Ah, pulizia. Pulizia. Così. Come on, play. Why isn't it working? Polizia. Polizia. Okay. Polizia and radici, right? Let's see. Radici. 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 Thank you. Radici. Polizia. Radici. Radici are roots. Roots. Also, literal roots of a tree. Le radici. Le radici di un albero. The roots of a tree. Do you ever use ought to? Ought to, yes, Damiano, yes. Malamente significa. Ah, malheureusement. Wow, it's like unfortunately. Wow, cool. Cool. So, could one of you show me an example of malamente in una frase? Like, malamente ha piovuto, quindi non ho potuto non sono potuto andare al parco. Hm? I would say l'hai fatto malamente, non è una cosa malamente, è ciò che mi viene in mente, ma non so se si dice. Alright, so ought to. Yes, we do use the word ought to, not all the time, but ought to is when you really want to advise someone on what they should do. It's almost like a moral obligation. You ought to call your mother more often. È come dire, tu veramente devi chiamare tua mamma più spesso, si deve proprio fare. Mm? È un dovere, è un po' come così. You, you ought not speak that way, or you ought not do that. You ought to not do that. No, you ought not. Mm. Everyone ought to speak that way. You ought to call your mother. Wait, now all of a sudden I'm confused with English. That's really interesting. I can't think of it anymore. See, <laughs> <Sí. laughs> <laughs> <laughs> fantastico. Quindi, quindi sin, quindi sin. Ought to. It's like he really. He he's. Why am I completely drawing a blank as we say? To draw a blank is like mi sono bloccato completamente. Let's see some examples with ought to. My goodness, just mi è sfuggita di mente, no? It just mi è sfuggita di mente, it just escaped me. Just escape me. They ought to have more parks in the city center. We ought to eat lots of fruit and vegetables every day. Okay. We ought to eat lots of fruits and vegetables. Come vedi con questa frase? Si deve mangiare più verdure, no? È un obbligo, ma è una cosa un po' più morale, ha, ha sempre questo effetto. Si deve fare così. Una buona persona fa così. Una persona sana fa così. Mm? Una brava persona. They ought to have more parks in the city center. È come dire: non solo devono avere più parchi al centro. Ma bisogna proprio, mm? a questo effetto bisogna proprio. Allora, vediamo, vediamo. Mm, perfetto. Perfetto. So, yeah. If you guys have any other questions, let me know. Se avete altre domande, fatemi sapere. Però tra poco concluderò questo video. So, I'm going to wrap up this video in a little bit. Non ho spiegato bene come si dice. To wrap up è tipo concludere qualcosa. Vogliamo concludere un processo. Vogliamo concludere un'azione, un'attività, una conversazione. Quindi, quando c'è una persona che dice, come on, guys, let's wrap it up. Si fa così con le mani, si battono le mani, si battono le mani, si dice così, no? Battiti le mani, significa clap your hands, battiti le mani. Battiti le mani quando io ero piccolo, se volete sapere, ma voglio dire piccolino piccolino, cioè bambino proprio, era una cosa nella nostra famiglia per una persona. Era, era solito nella nostra famiglia che un, che un adulto eh, diceva batti, batti le manine, batti le manine. Così si diceva nella mia famiglia, quindi da bimbo mi ricordo questa cosa, batti le manine, si faceva così con questo, con questo suono. Non so se si fa in Italia, fatemi sapere, chissà da dove abbiamo imparato questa cosa in famiglia. Forse è una cosa solo che facciamo noi. Ma mi ricordo sempre da bambino sapevo farlo quando una persona mi diceva: Tom, batti le manine, l'ho fatto. Ho fatto un applauso così. Una delle prime cose che io abbia mai imparato di italiano: batti le manine, clap your hands, clap your hands. So, yeah. When someone goes, come on, guys, let's wrap it up. È come dire: dai, ragazzi, finiamo per oggi, eh? Concludiamo per oggi si fa anche in italia wow è una cosa veramente italiana allora perché come sapete la mia famiglia è italiana battevo le manine anch'io grande so yeah when someone goes like that they want to get your attention vogliono che tutti prestino mm? prestino attenzione it's kind of like parents a song that parents would sing to their children wow look at that look at that italian influence right there very cool We brought that from Italy and brought it to America. I love it. I love it. Battile marine, così. Quindi, quindi, sì. You want to get everyone's attention and you say, "All right guys, let's wrap it up." E come dire dai, concludiamo per oggi, finiamo per oggi, andiamo avanti a fare altre cose, let's wrap it up. Si dice così. Si dice così. Oh, you do it in Norway as well. Oh, I see what you're saying. You guys brought it to Norway. I love it. Viva l'italianità, ragazzi! Viva l'italianità. So yeah, we're gonna wrap it up. It means you want to conclude something. Let's find the official translation, right? Let's see. Wrap it up meaning. Otherwise, if you're going to wrap something up, it means you're gonna like put wrapping paper around it. You're gonna put like I don't know some sort of cellophane or uh, maybe. What is that brown paper that like recyclable? I can't remember it. To cover or enclose something in paper or soft material. To put on warm clothes. Yep. Yeah. To complete or conclude something. They hope to wrap up negotiations within 60 days. And the synonyms are conclude, finish, end. To be completed or concluded. Like the series will wrap up with a final season of six episodes, or to be so absorbed in something that one does not notice other people. He was too wrapped up in the historic importance of his campaign. These are some pretty good examples. These are some pretty they say informal British to be quiet to stop talking. Just wrap up the pair of you. I've never heard that before, but if Google is correct, okay? I've never heard that before. So, if we have any British friends watching, do let us know if you say that. Do let us know. That's actually a funny thing. Do let us know. I tend to see more of my English friends using that more than us Americans. Do let us know what you think. Do contact us if you have any questions. It's not very American, I would argue, to say that. Do let us know. So, as I was looking at something British, right? It came to my mind, mi è venuta in mente, it came to my mind, mi è venuta in mente, it came to my mind to say something like, do let us know, do let us know. Uh, non so se succede anche a voi, immagino sì. Però, quando io sono circondato, when I'm surrounded by, quando sono circondato da certa gente con una. Tipologia di pronuncia, diciamo. Io spesso prendo quell'accento. Io inizio a usare quella, quella pronuncia, quell'accento. Eh? And so sometimes you, I think they call it code switching. I believe that is like the formal term. When basically you talk like your interlocutor. I believe that's the term, interlocutore. Lo usiamo più spesso in italiano, questa parola. Interlocutore, credo. Viene dal latino. Non mi ricordo come si dice in latino, però l'ho visto. Your interlocutor. Only if we're being really formal in English, in like the linguistic language learning space, do people say your interlocutor or something like that. Interlocutor, interlocutor. How do we say it in English? This is La Bella della Diretta. I could just tell you guys right away. So let's write it first in Italian, okay? Interlocutore, interlocutore. Is that correct? It is in Italian. Interlocutore, interlocutore, l'ho detto perfettamente in inglese. Interlocutor, interlocu interlocutor, no, no, interlocutor, we would say, yeah, that's how you say it. È locur, 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 ed è deponente. Il verbo latino è locur, if that's how you pronounce it. Anyway, yeah, so there is that, there is that, e come dire, ok, eccolo qua, there is that. Yes, my friend told me not to use interlocutor since it's not used in English. That's correct. Yes, yes, Mac. We do not use it in everyday English. It's very academic speech. And molto scolastico. Molto scolastico. Si usa solo nelle universita, ad esempio. Locuor. Ah, questa parola è strucciola, strucciola. In Serbian, we use that word very often. Yes, in other languages, um, they tend to hold on to those more, what we would see, a view as formal words. They hold on to those a little bit more. Like in Italian, we often speak quite directly, uh, whereas in English we tend to put a lot of stuff around what we say. So we tend to be molto più delicato in inglese. You know, we sort of talk around the point. We say things like, "Yeah, I think you should do that. I think you should do that." Quando in realtà vogliamo dire, "Sì, sí, lo devi fare." Secondo me, lo devi fare. But if we said in English, "Yeah, you should do that," è molto diretto. E quindi dipende dal vostro, um, dal vostro rapporto. Hello, Bea. How are you? And so so yeah. So I think that's pretty much it for this video, guys. Let's see if I can actually wrap it up at the 40th minute. Vediamo se posso veramente concludere al quarantesimo minuto. Quarantesimo minuto the fortieth 40th minute. 40th minute. Do you guys remember during Eurovision, vi ricordate che durante Eurovision uh, Laura Pausini non poteva pronunciare uh, sixth, sixth. Avete visto la lingua che poco 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 è entrato fra le denti, sixth, è una parola difficilissima. E poi lei ha detto la cosa famosa adesso, porca vacca, ha detto... <ride> Era troppo forte quella cosa. Era troppo forte. Che significa? It was hilarious. That's what I feel sounds good. When we say era troppo forte, it was hilarious. Hilarious è quando una cosa è veramente divertente. It was troppo forte. We also can often say in Italian as a response, come una risposta. Muoio. Muoio. It means I'm dying. We say it in English too. You text someone, they say something funny, and you just write, I'm dead, you know, sono morto. Or you say, I'm dying, muoio. Because it comes from morire, I think it's morire dalle risate, right? Or morire dal ridere. You're dying of laughter. You're dying of laughter. Too strong, troppo forte sarebbe la traduzione letterale. That person is just troppo forte. Or il caffè era troppo forte. Oh, quello era troppo forte. It was too strong for me, troppo forte. but troppo forte like funny is hilarious. All right guys. So, we've got 10 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds remaining. I'm going to close up, close up. Chiudere. I'm going to wrap up this live now. Concludere questa live. Grazie mille per tutti i vostri commenti. Per quelli che guardano uh, la registrazione di, di questo video lasciate i vostri commenti sotto. Non dimenticate Don't forget to give this video a thumbs up. If you're not subscribed, be sure you're subscribed so you get all of my updates when I upload a new video. E dai, ragazzi, grazie mille come sempre. Vi apprezzo. Vi auguro un buon weekend. I hope you guys all have a great weekend. È molto naturale dirlo così in inglese. I hope you guys all have a great weekend or semplicemente have a great weekend. Passate un buon weekend, un buon fine settimana. Okay? And you guys know always remember to spread the love guys all right have a great day have a great weekend e ci vediamo presto va bene ciao ragazzi ciao